Ciao a tutti, bentornati, benvenuti sul mio canale, io sono Roberto Borrelli. È qualche giorno che non mi sentite perché stavo lavorando a questa nuova edizione di Lotto Estate 2022. Attenzione, voi direte, ma è uguale a vedersi a quello dell'anno scorso? Certo, è uguale perché il contenitore è sempre quello. Quello che cambia è l'algoritmo, quindi nuovo algoritmo, nuovi numeri, nuovi calcoli, nuovi risultati e vi dico che è un mostro, è una cosa incredibile, soprattutto su Bari è una roba mostruosa. Va bene, ve lo faccio vedere subito, vi dico che l'ho messo a veramente un prezzo molto molto basso per permettere a tutti di averlo. Lo stesso prezzo vale anche per chi ha già una vecchia versione, con questo piccolo prezzo può passare a questa nuova. Quindi è una nuova installazione completa che si fa. Funziona solo su Windows, quindi niente telefoni cellulari, niente metodi a mano, non esistono. Qualcuno insiste a chiedermi il metodo a mano. Non è possibile. Non è possibile perché i calcoli che fanno questi programmi sono complessi. A farli a mano ci metteresti un anno e mezzo, quindi non è possibile. Cioè sarebbe proprio assurda la cosa. Bene, metti subito il like, mi piace, iscriviti a questo canale se non sei iscritto, ma attenzione, approfitta per ottenere subito questo programma nuovo seguendo sotto il link per averlo subito, oppure mi scrivi al numero WhatsApp indicato sopra e rispondo io. Pronti? Hai messo il like? Proseguiamo. Bene, siete pronti? Allora, che cosa è intanto Lotto Estate? È un programma che permette di generare pronostici direttamente con un click, basati su algoritmi fissi che ho impostato io all'interno. Fissi nel senso che fanno certe operazioni, ma in qualche modo applicando una forma di intelligenza artificiale che sarebbe praticamente una sequenza di operazioni basate sulle informazioni che sono già presenti, e cioè l'archivio di estrazioni. Ecco, e questi algoritmi hanno una parte fissa e una parte mobile che si aggiorna e si adatta a seconda dell'andamento delle estrazioni e quindi genera i migliori numeri pronosticati per le estrazioni a venire. È possibile andare indietro nelle estrazioni a controllare come sono andati i precedenti pronostici. E c'è anche un indicatore che vi dice su quali ruote è meglio giocare, insomma, anche se io vi dico su Bari è una cosa fenomenale, io gioco Bari, quindi insomma mi piace questa ruota. È un programma che sfrutta appieno i nuovi computer, quindi la velocità è estrema. Pensate che io facevo programmi nell'86-87 su Commodore 64, no? Dove praticamente non si poteva fare quasi niente per quanto era limitato un computer come quello. Oggi ci sono computer che sono mostruosi e si possono fare programmi mostruosi, ma dipende dalla mostruosità di chi fa i programmi. Non è che sono così brutto da essere mostruoso, però insomma... Scusate. Bene, qualche volta un po' di... qualche risata ci vuole. Allora, vi faccio vedere come sta funzionando, anzi come ha funzionato il programma Lotto Estate 2022 in questo periodo, nel mese di maggio. Quindi, dopo aver aggiornato le estrazioni, quindi aggiornato server 1, 2 o 3, dopo aver aggiornato le estrazioni, si entra nella videata di ricerca, che è questo bottone, accedi alla videata di ricerca ed è tutto qui, cioè praticamente il programma è questo, si fa solo questo, non è che bisogna fare delle cose particolari, uno dice no ma io non lo so usare, basta cliccare su un bottone, sai cliccare, puoi usare questo programma. Entri dentro la videata di ricerca, che è questa, somiglia tanto a un altro programma che già conoscete, che si chiama Bersaglio Lotto, oppure anche ad altri miei programmi, perché il contenitore che uso io, i contenitori si somigliano, cioè è inutile che io vado a fare un programma totalmente diverso a livello di grafica. Quello che è importante è l'algoritmo, quindi i numeri che calcola, e vi ripeto, questo programma 2022 è Lotto Estate 2022 è molto 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 superiore al 2021. Voi, se avete 2021, passate a questo, per quello che costa oggi vale proprio assolutamente la pena. Vi faccio vedere qui a sinistra. Abbiamo il pronostico, questo era un pronostico basato sulla estrazione 4402 del 31 maggio, 31.05.2022. Avete questi numeri, i primi due numeri, 39 e 83, sono ambate, ok, vanno giocate come ambata, sono fenomenali. Sulla ruota principale scelta, si può cambiare anche la ruota, no? Si può selezionare anche una ruota diversa,
Ok, quando la ruota è indicata con un valore rosso, come questo, quindi con l'indicatore che porta una percentuale alta, sono migliori, insomma, i pronostici sono sicuramente migliori. Bene, in questo caso su Bari abbiamo una validità dell'89%, che non vuol dire che escono all'89%, vuol dire che le condizioni sono state trovate all'89%. In questo caso sono pronostici basati sulla estrazione del 31 maggio 2022. Dopo vi dirò cosa seguire con il nuovo pronostico. Attenzione, seguitemi fino alla fine, ma dura poco, sto andando veloce. Allora, qui sulla destra abbiamo i risultati al primo colpo. Vedete, giocata numero 1 rispetto alla ricerca, rispetto all'estrazione di ricerca. A destra abbiamo il risultato al primo colpo, cioè al 3 giugno non è successo niente. Clicchiamo questo bottone, controlla esiti. Avanti, quindi andando avanti, secondo colpo, vedete qui, secondo colpo, è uscito un 86, ma non ci dice niente. Abbiamo detto che queste sono ambate, ma ovviamente si gioca per ambo anche, si gioca per ambo, quindi 30, si fanno degli ambi combinati, cioè 39,83 si gioca, poi 39,86, 39,62, 39,44 e poi 83,86, 83,62, 83,44. Questi sono gli ambi che si combinano. Solo sulla ruota principale Bari, mentre sulla ruota secondaria Roma conviene giocare tutti e cinque i numeri per ambo e terno. Attenzione, il terno è importante. Quindi tutti e cinque i numeri per ambo e terno su Roma e su Bari potete fare gli ambi secchi. Perché gli ambi secchi? Perché quando escono gli ambi secchi ovviamente danno una bella cifra, no? Altrimenti potete anche qui, anche sulla prima ruota, giocare tutti e cinque numeri per ambo e terno, chiaramente mettendo un pochino di più sull'ambo, no? Potete fare anche così, insomma, è la stessa cosa, è la stessa cosa. A me piace vedere, avere proprio le bollette con l'ambo, perché quando poi vinco l'ambo sono molto più contento. Anche se sarebbe la stessa cosa, perché per vincere la stessa cifra con un ambo in cinquina basterebbe giocare un valore più alto, ovviamente, no? E quindi si avrebbe la vincita dell'ambo in cinquina. Con cinque numeri si hanno 10 ambi, quindi bisognerebbe, per vincere come quando si vince un euro sull'ambo secco, giocandolo in cinquina bisognerebbe giocare 10 euro, ok? Bene, comunque giochiamo il minimo possibile. Abbiamo detto che qui sulla destra vediamo i risultati. 86 non è niente, andiamo avanti. Terzo colpo, quarto, quinto, sesto. In questo caso ci ha dato solamente l'ambata al sesto colpo. I pronostici sono validi per sette colpi di solito. In questo caso ci ha dato l'ambata. Vi dico che per l'ambata è una cosa fenomenale. Allora, adesso, visto che questo ci ha dato l'ambata, andiamo indietro a un pronostico precedente. Quindi clicco questo bottoncino, vedete qui a sinistra, il bottoncino centrale va indietro di una estrazione. E mi mostra questi zeri. Quando ci sono questi zeri, vuol dire che non ci sono le condizioni. Il pronostico non c'è. E quindi non giochiamo. Attenzione che chi prende il programma noterà che anche all'ultima estrazione non ci sono le condizioni, per cui prenderemo un pronostico subito precedente, ma dopo vi dico quale. Allora andiamo indietro ancora di una estrazione. Ecco che abbiamo un pronostico valido, abbiamo 51 e 15. Ok, e abbiamo il 15 al primo colpo. Ok, ambata, 15 al primo colpo. Come vi dicevo, il 15, l'ambata può anche chiudere già il gioco, però volendo possiamo andare avanti a vedere se ha dato qualcos'altro dopo. In questo caso ha dato un ambo, 15 e 62, su Venezia al sesto colpo. Io dico, normalmente quando esce un'ambata lasciamo stare e passiamo a un altro gioco, un'altra ruota, passiamo magari a un altro tipo di gioco, perché l'ambata secondo me, se l'ambata sulla ruota principale, parlo solo di ruota principale come ambata, sfalda il gioco. In questo caso vedete che ha dato comunque anche un ambo subito dopo, perché l'algoritmo è fenomenale, e lo dico ancora, lo ripeto ancora. Andiamo indietro di una estrazione. Quindi un altro pronostico basato sull'estrazione del 24 maggio. Anche qui abbiamo il 67 al primo colpo. Bari 67, eccolo qua. Anche qui l'ambata al primo colpo, proprio l'ambata principale. Guardiamo se ci sono risultati dopo. Abbiamo Torino 86-76, che vi devo dire, uno dice lascio il gioco, però poi continuo e c'è l'ambo. Scegliete voi, insomma, ecco. 86-76 su Torino, che era la seconda ruota, no? Bari e Torino, vedete? Andiamo avanti ancora a vedere se c'è qualcos'altro dopo. Ci abbiamo un altro 76 in quarto colpo. Quinto, sesto, settimo. Al settimo basta, finito. Andiamo indietro adesso con un altro pronostico. Questo era in verde. Quelli in verde sono buoni lo stesso. Cioè, se uno
c'è un pronostico che è segnalato in verde, però ha dei numeri che sta seguendo per qualche motivo. Uno dice per esempio, ah, il 78 mi piace perché lo stavo già seguendo, mi interessava, ho visto, ho un'altra informazione che mi dice che il 78 è buono. Allora conviene giocarlo comunque, anche se in verde, perché in verde è comunque nella media affidabilità. È valido lo stesso, ma io adesso vi faccio vedere solo quelli in rosso. Vado indietro ancora di uno, pronostico del 19 maggio. Controlliamo, primo colpo niente, secondo niente, terzo, quarto, quinto, sesto, settimo, niente. Oh, ragazzi, non vi posso far vedere tutte situazioni vincenti, perché ovviamente può capitare la situazione sfigata. In questo caso non ha dato niente, va bene, non importa. Andiamo indietro ancora, troviamone un altro. Ok, ancora, siamo arrivati al 7 maggio, 89, 88, ve le sto facendo vedere tutte, anche quelle perdenti, tutto maggio, tutto quello in rosso su Bari. 89, 88 sono i numeri principali e quelli sotto sono gli abbinamenti per Rambo. Allora, andiamo a vedere, primo colpo abbiamo subito 88, e vabbè, vediamo se c'è qualcos'altro, no, c'è solo l'88, lambata al primo colpo. Non scartate lambata perché è un bellissimo gioco, eh? Allora, sono andato ancora indietro di una, siamo al 5 maggio e vediamo, al primo colpo non c'è niente, al secondo niente, al terzo niente, al quarto colpo bellissimo, al quarto colpo c'ho un doppio ambo 62 e 86 con i numeri sotto e quindi qui avrei vinto solo se avessi giocato tutti e 5 numeri per ambo eterno. E Milano 49 e 62, e anche Milano, dove sicuramente avrò giocato tutti i 5 numeri. Insomma, sono due ambi, molto bello. Andiamo indietro ancora, andiamo indietro al pronostico del 3 maggio 2022, segnalato in rosso. Guardiamo un po' cosa ci dà. Ci dà un ambo 29,86 al secondo colpo. E poi vediamo se c'è qualcos'altro. Abbiamo ancora 62-86 al quinto, perché comunque ce l'avevamo anche prima, non erano cambiati i numeri sotto, no? E comunque, insomma, anche questo aveva dato risultato. Bene, andiamo ancora indietro di una. Questo è, siamo al 30 aprile ormai, guardiamo il 30 aprile, secondo, terzo colpo. Abbiamo 62-86 ancora su Cagliari, questo è buonissimo. Ok, e poi abbiamo 62-86 ancora su Bari. Sesto colpo. Bene, andiamo ancora indietro. Abbiamo una situazione con 0-0. Qui siamo arrivati ad aprile già, ma guardiamo anche cosa è successo diciamo alla fine di aprile. Indietro di una situazione, 26 aprile, estrazione 4387, 26 aprile, segnalata in rosso, abbiamo Bari 10 al primo colpo. Quindi lambata c'è, vediamo il secondo colpo 47, ma non ci dice niente. Vediamo se c'è qualcos'altro dopo. Abbiamo l'ambo ancora 62-86, sempre su Cagliari, va bene. E nient'altro di interessante. Andiamo ancora indietro. Pronostico del 23 aprile. Abbiamo l'86 al primo colpo, ma non ci dice niente. Secondo, terzo, al terzo colpo abbiamo 47-12, eccolo qui l'ambo secco. L'ambo secco sulla ruota scelta. Andiamo avanti ancora, abbiamo un altro ambo 21-47 su Roma, quindi sulla seconda ruota e basta. Poi andiamo indietro ancora, abbiamo una situazione in verde, non la controlliamo, andiamo indietro ancora, 19 aprile 38-83, vediamo un pochino, a Roma primo colpo ma non ci dice niente, secondo, terzo colpo abbiamo l'86 ma non ci dice niente, 6 e 7, no, allora questa è un'altra che non è andata bene e capita, in un mese una ne può capitare. Guardiamo questa del 12 aprile, secondo, al terzo colpo abbiamo 56-86, quindi ci abbiamo l'ambo a Bari. Ok, e basta, andiamo ancora indietro, 9 aprile 50, abbiamo lambata al primo colpo proprio sulla ruota scelta e poi abbiamo ancora 56-86 a Bari, quindi ci va bene, e poi ancora l'86 e 50, sto andando veloce per farvi vedere quanti ambi ci sono. Andiamo al 7 aprile 25, il primo colpo ambata ce l'abbiamo subito, primo colpo 86 25, Napoli, abbiamo l'ambo secco al secondo colpo sulla ruota secondaria e poi basta. Poi andiamo ancora indietro, siamo arrivati
al 2 aprile e vediamo un pochino, abbiamo un terno 36, 56 e 86. Abbiamo il terno su Bari al settimo colpo. È importante perché non aveva dato niente prima. Riguardiamo un attimo, riprendiamo il pronostico del 2 aprile. Non ha dato niente. Secondo, terzo, quarto, quinto, sesto. Uno dice, beh, l'abbandono non ha dato niente. E no, è proprio in quel caso che almeno al settimo arriviamoci con i fondamentali. Ok, terno 36, 56, 86. Terno a Bari. E l'avremmo preso giocando i 5 numeri. Altrimenti cosa avremmo vinto? Avremmo vinto due ambisecchi, no? 36 e 86, 36 e 56. Diciamo che vinciamo tutte e due, vinciamo due ambisecchi e un terno, perché vi dico che i 5 numeri per ambo e terno vanno giocati comunque. Bene, questo è il programma Lotto Estate 2022. Adesso che cosa succede? Che come entro nel programma, lui si posiziona all'ultima estrazione, quella del 14-6, quindi l'ultimissima che c'è stata, e non ci sono pronostici. Vado indietro di una, due, tre, ecco, sono indietro di tre colpi e mi dà questo pronostico, 34-43, 86-62-47. Vado a controllare se ha dato risultati, al secondo colpo no, ma mi ha dato già lambata al terzo colpo, proprio all'ultima estrazione mi ha dato lambata, vedete? Quindi che cosa faccio? Lo rigioco? Se volete rigiocatelo, però chi ha il programma, chi prende il programma oggi, chi prende il programma oggi, può fare ancora due clic qui, uno e due. Quindi la cosa che deve fare quando stai sull'ultima estrazione, fai in totale 5 clic sul primo, sul bottoncino centrale. 1, 2, 3, 4, 5 e ti dà un pronostico molto valido che ancora non ha dato niente al quinto colpo. Sesto e settimo colpo secondo me è molto buono. Quindi siete all'ultima, fai indietro di 5 colpi e c'hai un nuovo pronostico. Questo lo lasciamo dedicato a chi avrà il programma oggi. Vi raccomando di passare a questa versione Lotto Estate 2022 perché è davvero molto molto efficace. Sono contento se mi avete seguito, divertendovi un pochino come mi sono divertito io. Ci sentiamo prestissimo. Ciao a tutti, grazie per l'attenzione. Potete scrivermi su WhatsApp, scritto WhatsApp. Ciao ciao.